siete meravigliosi. Veramente una scena interessante. Allora, come avete potuto notare, infatti, noi comuni mortali del Movimento 5 Stelle, attraverso la voce di Giampiero Trezzino, siamo competenti. Abbiamo questo brutto, bruttissimo vizio. Non siamo degli stolti o dei pazzi o dei facinorosi o dei fascisti o... Ve la devo raccontare tutta, perché è giusto che la sappiate, perché i giornali hanno scritto addirittura di me che ero la lupa che andava all'assalto della presidenza e guidavo questo branco di folli verso la presidenza. Voi dovete sapere la verità. La verità è che da 20 anni non avevate un'opposizione. Bene, adesso ce l'avete. Poveri ragazzetti, perché ci immaginavano un po' così, un po' stupidini, che cosa hanno fatto in questi mesi? Di cose ne abbiamo fatte parecchie. E una cosa che abbiamo imparato veramente bene è a studiarci il regolamento, cosa che loro in tanti anni di politica non hanno ancora fatto, purtroppo. E che cosa abbiamo fatto quel giorno? C'era questo decreto, Banca Italia IMU, termini, due cose che proprio stanno vicine vicine. In realtà hanno tentato, vi faranno pagare 7,5 miliardi profumandoli all'IMU, tentando di renderveli più graziosi, non facendovi pagare la rata dell'IMU. Noi che cosa volevamo fare invece, poveri stolti? Volevamo non farvi pagare l'IMU e non farvi pagare questi 7,5 miliardi alle banche private. Quindi come abbiamo agito, come si poteva agire, cosa può fare un'opposizione attraverso un regolamento? Come prima cosa tenta di far decadere questo decreto, perché i decreti hanno una scadenza, dovete saperlo, i padri costituenti hanno stabilito tra l'altro attraverso la Costituzione che possono scadere. È importante, se il decreto non è valido, non è come ha dichiarato la Presidente Boldrini che no, non si possono scadere, se sono sbagliati devono scadere questi decreti, devono proprio decadere. E allora, che cosa abbiamo fatto? Noi li abbiamo un pochino, mi dispiace il termine poco corretto, ammorbati. Fare, perché è gente intelligente, eh? Ci pensa la notte. Che possiamo fare? Ma non ce l'abbiamo noi qualcosa che a livello dentro il regolamento? No, non ce l'avevano. Vabbè, ce la dobbiamo inventare. Al Senato c'è una prassi, quella della ghigliottina. Cos'è la ghigliottina? Che io a un certo punto ti piazzo un termine e ti dico tu non puoi più parlare. Poterti dire, ma lasciare agli atti il proprio dissenso quantomeno, e poi casomai si dà l'orario di votazione e si va a votare. Neanche questo ci è stato concesso. È entrata lì dentro, a sguardo chino, e ve lo confermo ancora, ha indetto la votazione. Una volta indetta la votazione, normalmente per prassi, questa sì che è prassi, devi quantomeno verificare se tutti stanno votando. Dal regolamento, se inizia un tumulto in aula, tu devi bloccare la... Non dobbiamo assaltare niente a nessuno, né fare del male, eh? Ci volevamo sedere sui banchi, perché tutte le opposizioni, tutte hanno adoperato questo mezzo. Non è la prima volta, non è il Movimento 5 Stelle che l'ha introdotto, esiste. Ci siamo andati per spostare verso lì. Ovviamente la Presidente ha deciso di effettuare la votazione senza verificare chi stava votando, come stavamo votando, senza fermare i tumulti in aula. Insomma, di trasgressioni ha fatto una parte. Però è andata bene lo stesso, no? Tanto sono riusciti a farlo approvare questo decreto. Noi invece siamo passati per i pazzi. I pazzi, in quello stesso istante, secondo il regolamento, hanno chiesto di scorporare Banca Italia dall'IMU. Avevano già gli strumenti tecnici forniti dai nostri uffici legislativi per scorporare questo decreto ed evitare agli italiani di far pagare l'IMU.
i pazzi, quelli che non conoscono il regolamento, quelli che sono stupidi, quelli che tentano di bloccare il condono edilizio, se n'è andato. Poi di accuse ce ne sono state fatte tante, tante. Come potete notare, non siamo persone né aggressive né termini o più composte possibili, perché capirete bene che quando si verificano effetti di questo tipo, quando la democrazia ti viene realmente negata nella sua struttura più grande, più estrema, che è il Parlamento italiano, un attimino ti nervosisci, non è proprio leggero ma è riuscire a mantenere la calma lì dentro. Io lì dentro sono stata picchiata, ma non ho reagito, ho continuato a dare del lei alle persone, non mi sono permessa di cosa stavo facendo, ha dichiarato addirittura che io dovevo saltare tre banchi e andare ad assaltare la Boldrin, quindi questa è la gente con cui ci confrontiamo normalmente. Non si vede, eh? Sono 2 metri di persona capace di fare grandi cose. Ora, un'altra cosa che vi voglio spiegare, cosa succede dentro le commissioni. Io sono di agricoltura, sono capogruppo per agricoltura, sono un agronomo, ricercatrice, ho tutti gli attestati, potete andare a controllare, insomma, un passato abbastanza pieno. Lì dentro, quando io vedo qualcosa che... 2 minuti, grazie. Allora, quando io vedo, ad esempio, dovevamo evitare che un regolamento a livello europeo fosse votato a breve in Europa. Arriva, come ve lo posso dire, esistono degli impegni che noi possiamo dare verso il Parlamento europeo. Bene, arriva questa risoluzione in commissione, risoluzione pessima. Io mi sono messa lì davanti con estrema calma, mi conoscono dentro quella commissione, io sono pagata, tranquilla, nei termini. Io ho guardato e ho detto, allora io oggi non sono un parlamentare, sono un tecnico. Dovete accettarlo. Sediamoci a un tavolo e scriviamo questa relazione insieme. Io l'ho scritta insieme a loro. L'ho scritta insieme a loro, si sono resi conto che così, per come era scritta, era pessima. Era pessima, non facevamo niente. Io ho fatto il bene del paese, sedendomi al lato di una persona del PD. Vengono fatti dentro le sedi istituzionali per il bene del paese e non tra due persone di sottobanco con pregiudicati. Noi siamo pronti a dialogare, siamo pronti a fare proposte per rendere migliore questo paese, ma se le persone le vogliono fare in segreto e non per il bene della collettività ma per il proprio tornaconto, noi siamo i primi a sederci su quei banchi del governo, signore.